Ragazzi, ci siamo. Dopo tante fatiche, dopo tanta delusione di ieri sera, ci siamo. The Last of Us parte 2. E adesso aspetto qualche minuto, perché non è ancora l'una. Infatti ho iniziato prima. È l'una meno 5, quindi... ho iniziato 5 minuti prima apposta per un attimo aspettare tutti coloro che comunque verranno in live. Ci siamo. Siamo su The Last of Us parte 2. Io sto già piangendo. Sto già piangendo, ragazzi. Io ve lo dico, sarà una serie questa, probabilmente la migliore che ho mai fatto. Perché sono totalmente in blind. Su un gioco che aspetto da 8 anni, ormai, da quando è uscito il primo. Raga, veramente ho già le lacrime. Solo il pensiero di quello che può succedere. Quindi, ragazzi, concentrazione e immergiamoci in questo nuovo viaggio. Io ovviamente vi invito, ciao Jerry, benvenuto. Io vi invito a commentare, tenermi compagnia e giochiamoci insieme a questo capolavoro. Ragazzi, non vedo l'ora. Quindi faccio... premi un tasto. Ok. Raga, menu semplicissimo. C'è un silenzio spettrale con quest'acqua, con questa barca. Wow. Allora. Galleria modelli. Cos'è? C'è già qualcosa di sbloccato. Com'è possibile? Mamma mia, ragazzi. Ah, il modello di Ellie. Fighissimo. Ok. Siete pronti? Io non sono pronto, raga, io ve lo dico. Non sono totalmente pronto a quello che potrò trovarmi davanti. Storia. Mamma mia, ragazzi. Io ho veramente paura di quello che può succedere. Allora, nuova partita. Ok, facciamo intermedio, ovviamente. Bella però, benvenuto, ciao Marx. Intermedio. Ok, raga, ho messo la facecam in alto a sinistra, piccolina, perché a destra, teoricamente, ci dovrebbe essere l'inventario come il primo, quindi... Allora... Ok, avvia. Ok, ciao Mariano, benvenuto. Benvenuti a tutti i ragazzi. Ok, ragazzi, stiamo iniziando. Preparatevi una delle serie più belle che io abbia mai fatto. Preparatevi, ragazzi. Mamma mia, sono curiosissimo. Sono curiosissimo. Sono curiosissimo, ragazzi. So già, ragazzi, in questo let's play mi vedrete piangere, mi vedrete sorridere. Quello che vedete è il vero Lele. È Emanuele Ferrara quello che vedete, ragazzi. Il vero Lele, non è l'LexTube. Comunque sapete che io nel let's play ho... cioè, sono sempre me stesso, ma qua, ragazzi, è ancora di più perché mi sento coinvolto ancora di più. Oddio mio. Naughty Dog. Con quale grafica, ragazzi? Cos'è successo? Joel. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Quando attraversi mezzo paese con qualcuno. Oddio, raga, piango. Mi viene già a piangere. Voleva che la sua immunità non fosse inutile. Oddio. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura.
O forse volevo fare il suo bene. Ma lo sta raccontando qualcuno? Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Ok, ci sta facendo rivedere quello che è successo nel primo, raga, alla fine. Solo che questo l'avrebbe uccisa. Oh, Gesù! Dottore! Cosa ci fai qui? Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Mamma mia, che grafica, ragazzi. Tommy! A Tommy la racconta. E tu che hai fatto? L'ho salvata. Casino. Ellie cosa sa? Le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che l'immunità era inutile. E lei ti ha creduto? A quanto pare sì. Dobbiamo rientrare. Ragazzi, ma questa non è PlayStation 4 comunque. Porca miseria. Uso Joel? Uso Joel! Raga, questa non è PlayStation 4. Ditemi quel cacchio che volete. Guarda che roba! Ragazzi, ben trovati tutti, benvenuti nella nuova serie The Last of Us Parte 2. Guarda le frasche! Raga, non è PlayStation 4 questa. Cioè, come hanno fatto a farlo girare? Guarda che roba! Ma che spettacolo, ragazzi. Jackson. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Raga, non è PlayStation 4 questa. Cioè, questa è PlayStation 5, ragazzi. Cioè, Naughty Dog, ragazzi, si dimostra sempre la migliore.
sotto questi punti di vista. Cioè, guardate che cacchio hanno fatto. Non ho mai visto una grafica così su questa generazione, mai. Guarda che roba. Raga, la musica, mamma mia, sto già piangendo. Sì. Mi è già da piangere, raga. Sono 8 anni che sto aspettando questo momento per vedere come va avanti questa storia. Questa stupenda storia. Tranquillo, faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Grazie, Tommy. Me lo porterò nella tomba, se devo. Che grande. Ci vediamo, Tommy. Raga, mi sto già commuovendo. Sto già commuovendo, ragazzi. Guardate. When the shadows are there and I feel la canzone del trailer. Bye. Ciao Ellie, madonna Ellie. Avanti Ellie. Avanti. Oh, Gesù. Mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Che vuoi, Joel? Passavo. Passava. Gli altri... Sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di quanto ti rendi utile. Bene. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e mi ha... ha detto una barzelletta e ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. Era sugli orologi. Il colmo... Joel, te... scusa. È tardi e devo... svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Che bello rivederli, ragazzi, che bello. Oh mio Dio. Che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Mm.
No, devo suonare io? Oddio. Che carino. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed. Io già piango, raga. Joel, non puoi fare ste cose, però. All my stolen missing parts. Raga, l'espressività. Non l'ho mai visto questa espressività in un personaggio in un videogioco, ragazzi. Non è PlayStation 4 sta roba. And I believe I can see our future days. Days of you and me. Me. Applaudito. Ecco fatto. Beh, non faceva schifo. Lo prendo come un complimento. È tua. No, 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 non so neanche tenerla Ho in mano. Promesso che ti avrei insegnato. È vero. È vero. Ok, prima lezione domani sera. Ci sto. Ragazzi, ho il cuore che mi batte forti. Cioè, mamma mia, quanto aspettavo sto gioco. Ok. Aspetta. E invece la barzelletta? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Adrian. No. Okay. Non mangiare il secondo. Bruttina, eh. Terribile. un po'. Notte piccola. Notte Joel. Mamma mia, cos'è sta nota di tensione? Ragazzi, ci siamo. Io sto ancora realizzando di star giocando a The Last of Us Parte 2, sono sincero. Adulta. Cioè, 4 anni dopo. Oh, merda. Fanculo. Ti prego, fammi esplorare la tua stanza. Ehi. Buongiorno. Scusa, stavo ancora dormendo. Dammi un minuto e mi vesto. Ho sentito che hai avuto una nottataccia. Io... Mi ha baciata. Lo sai com'è fatta Dina. Insomma, non voleva. Stavo parlando della lite con Seth. Aspetta, hai baciato Dina? sì. Ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei? What? No. Forse voleva solo farti ingelosire. Io non farei mai... Calmati, ti prendo in giro. Non mi interessa. Va a vestirti. Sei tremendo. Ma è stato un pessimo gesto. Ma vai a cagare. Prendi la tua roba, siamo in ritardo. Ok. Non puzza.
Meno male che non puzzi, Ellie. Allora, raga, posso esplorare la stanza? È finita. Mi perdo solo 2 ore qua, raga, ve lo dico. È finita. Starlight. I fumetti del primo. No! C'è il robottino di Sam! L'ha tenuto. C'è di peggio. I dettagli, ragazzi, i dettagli. Gli specchi che riflettono. E per chi conosce i videogiochi sa che non è un dettaglio così a caso, nel senso, tanti giochi hanno gli specchi che non riflettono. E ci credo, sono le 6:39, piccolina. Cioè piccolina, adesso non sei più tanto piccolina, però, nel senso. Chitarra. È una PlayStation 3! No, raga, queste cose le amo, però, gli easter egg così. È una cacchio di PlayStation 3! Ma pensa... E quello è Jack and Dexter! Naughty Dog, ti amo. Naughty Dog, ti amo. Jack and Dexter HD Collection per Play 3. Che figata! No! E questo cos'è? Aspetta. È Uncharted! È scuro ma lo vedo! È Uncharted 2! No ragazzi, ma queste cose qua le amo! Ok, anche Ellie è una nerd, quindi gioca anche lei. Bene. Mamma mia, l'ho vista la chicca, ti riferivi a quello? Quanto è bella lei! Mamma mia, ragazzi. È tutto vero, siamo su The Last of Us parte 2. È tutto vero. È tutto vero. Ma è la Beretta! È la pistola Beretta! Certo. Bellissima, la mia pistola preferita. Raga, ma hanno pure messo la Beretta! Ma di che cazzo stiamo parlando? È finito. È il gioco della basta, ragazzi, io sto... Ok. Coltellino di Ellie, come sempre. Joel, è sveglio? Hanno avvistato degli infetti a Nozel. Maria l'ha mandato a vedere con Tommy. Che sfiga. Dubito abbiano dormito molto. Sei sicuro o meno di te? Smettila. Stavo per alzarmi. Davvero? Hai tutto? Sì. Raga, io spero che me lo faranno un Jack and Dexter nuovo prima o poi. Cioè, io lo sogno da anni. Perché Preparati, stamattina sarai sulla bocca di tutti. Correggimi se sbaglio. Hai baciato Dina. Mi ha baciata lei. Ciò ha spinto Seth a definirti con una parola spiacevole. Certo. E Joel l'ha steso. L'ha solo spinto. Poi te la sei presa con Joel. Questa parte non mi torna. È stata una serata assurda. Chissà che spasso. Raga, sono Peccato incantato. se Cioè, il mondo è vivo. È una cosa incredibile. Guarda che roba. Raga, non è PlayStation 4. Cioè, io mi ripeterò tante volte. Ma non è Play 4 questo. Cioè, hanno fatto un Maria vuole parlarti. miracolo. Dov'è adesso? Al ristorante. C'entra per caso 7? Non saprei. Dille che non mi hai visto. No. Ehi, da che parte stai? Come, scusa? Ragazzi, io non correrò, ve lo dico. Io me lo godrò insieme a voi. Ragazzi, sto Ehi, ancora quindi realizzando. nessun problema, giusto? Tra noi due? Sì, certo. Io e Dina abbiamo chiuso. Lo so, ma non vorrei pensassi che... Ellie, nessun problema. Mamma mia, wow. Grazie. Guarda i bimbi che giocano! Che spettacolo! Vabbè, corri Forrest, corri, vai che li prendi. Chi è? Cucciolino, sì! Ehi, vecchietto. Sì, una bella grattata.
Che bello. Mia raga, ma pure il cane è fatto da Dio. Guarda come muove le orecchie. L'acqua, guardalo. È un cane PS5 quello. Non è PS4. No, raga, ma che costa qua. Hashtag cane PS5 comunque. Sì, mi pare 26 ore, 25 ore. Che è tantissimo, io. Ma infatti, raga, io ve lo giuro, ho quella sensazione di non voler, di non volerlo giocare perché lo finirei prima o poi. È talmente bello. Vuoi fare Cioè, ho colazione? paura di finirlo. No. Mamma mia. È di là. 25 ore dovrebbe essere la durata, più o meno. Poi dipende se stai a guardare come sto facendo io, raga, anche 30, secondo Ellie? me. Eccoti, vieni. Comunque è il doppio di The Last of Us 1. Se Ma è non posso Maria! servirti, non ho voglia di stare a sentire quel La moglie bigotto. di Tommy! Fallo per me, ti prego. Seth, Seth, vieni. Ehi. Quindi questo è quello che ha parlato male di lei? Senti, ieri sera è solo che ho bevuto troppo. Certo. E voglio chiederti scusa. Maria mi diceva che tu e Dina siete di pattuglia. Io vi ho fatto dei panini. Ok. Di carne. Grazie, Seth. L'imbarazzo, Madonna. La freddura. Cioè la freddezza. Beh, allora. Sta attenta. Sì. Ok. Lo apprezzo, Ellie. Che cos'hai lì? Baguette bigotte. Pacchetto, amico. Che profumo. Sono tue. Sicura? Certo. Vi accompagno fuori. Oh. Ragazzi, è Kojima da giovane questo qua comunque. È il figlio di Kojima. Quando uscirai, voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel. Quei due sono in ballo da troppo tempo. Dove li trovo? Sali all'avamposto di Nord-Ovest, loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti. Ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più. D'accordo. Merda. Volevo controllare la zona del torrente. Dovrà farlo qualcun altro. Ellie, conosci la zona? Non molto. Dina c'è stata spesso. Vi manderò insieme. Oddio, che carina! Problema risolto. Guarda che patatona! Che carina! Ellie, posso chiamarti un secondo? Quello è un bimbetto PS5, ragazzi. Non è possibile. Avete visto l'animazione? Che carino! Raga, ma io sto morendo. Non ce la posso fare questo gioco, raga. E siamo solo all'inizio. Dimmi. Non so che problemi abbiate tu e Joel. Maria. Lui ti vuole bene sul serio. Sono certa non È intendesse. tutto ok. Sicura? Sì. Ok. Scusa l'invadenza. Quindi hanno litigato lei Sta Joel? attenta. Grazie. Per una stupidata sicuramente, Ehi, però. Dina, le assegnazioni! Abbiamo Eccola! La vinto! famosa Dina. Puoi portare la tua ragazza alla stalla? Ehi, Dina! Posso parlarti? Ehi, ragazzi! Io devo andare! Ma poi torni! Ma è la doppiatrice di Tess! Del primo! Quella di Dina! È la voce di Tess! La Ok. doppiatrice! Aspetta. Volevo scusarmi per essere scappata ieri sera. Oh, è tutto ok. Sì, lo capisco. Io È la doppiatrice di mi Tess! sento in colpa. Perché? Ok. Perché ho cominciato io e. Insomma, non avrei dovuto baciarti di fronte a tutti. Eri E. ubriaca, succede. Beh, comunque non voglio che tu pensi. No, non ho pensato niente. Lo sai perché mi piaci? Perché mi lasci finire le frasi.
Va bene, forse dovremmo andare adesso. Sì. Ai! Ma che cavolo! Io non sto giocando! Ehi, te la fai sotto? Te la fai sotto? Detesto quel moccioso. Gli diamo una lezione? Vai, vai, vai! Sì, certo. Ve la siete cercata? Pronti a scappare, stronzetti? Merda, nascondiamoci! Bellissima battaglia di neve! Te! Ah, eccoli! Madonna! Vi distruggo, vi distruggo! Leccati questa! Sì, cazzo! Cioè, cacchio, non dirlo alla mamma! Aia, brutto! Vieni qua! Vieni qua! Aia! Oh! Maledetto. Bam. Ah, ti è piaciuto? No, mi ingoia la neve, Bertina. Preso. Al diavolo. No, in realtà mi sa che non l'ho preso. Te. Dritto in faccia. Aia. Dove sei? Preso? Prendi questa. Sono un cecchino, ragazzi, sono un cecchino. Ehi! Hey! Preso! Come l'ho preso? Ehi! Hey! Hai della neve tra i capelli. Aia, brutto. No. Bam! Non vale. Così imparate. Ehi! Hey! Ehi! Piaciuto? Oh, no! Prendila! Aiuto! Buon pomeriggio, Guglielmo, benvenuto. Oddio, stanno uccidendo. Lasciate la mostri ciottoli. Belli. Va bene, basta così, abbiamo da fare ora. Anche Dina è carina, raga, comunque. Me la sono cercata, eh? Adesso vedendola bene. Andiamo. Che figo, ragazzi. Guarda che bella lei col ciuffettino così. Madonna, Ellie, sei... sei stupenda, veramente. Mamma mia, se sei cresciuta bene. Jesse vuole che seguiamo il torrente. Lui sostituirà Joel e Tommy. Oh, è bello che ci abbia messo in coppia. Ti piacerà questo percorso. Buongiorno, ragazze. Buongiorno. Buongiorno. Ehi, ragazze, ti porto dentro. Grazie. Ragazzi, ho trovato il modo di disattivare le notifiche nelle live. Cioè che mi si vedono le notifiche in nero censurate, perché è fastidioso. Sì, brava. Guarda chi c'è. Grazie. Quindi ragazzi, siamo di pattuglia. Dobbiamo andare di pattuglia io e Dina. Lei c'ha 18 anni qua, 19? Shimmer. Ah, guarda che è arrivata. Sì, sì, sì. Sì. Mini da paparino. E uno per te. Cioè, ragazzi, è particellare la neve. Datemi a sentire. Ok. Conoscete le regole. Seguite il percorso, compilate il registro, sterminate gli infetti. Se vi trovate in serio pericolo, rientrate. Usate la testa. Bene. Andate. Raga, ho la sensazione che sia tutto reale. Cioè, è pazzesco. È reso troppo bene. Cioè, è una cosa... mi sento lì, ragazzi. Mi sento lì. Anche sta cosa realistica. Perché loro giustamente hanno l'accampamento, la città, vanno in pattuglia e chi va in pattuglia deve compilare un registro. Penso nelle varie zone, no? Tutto ok, tranquillo. E se trovi infetti devi ucciderli giustamente, perché se si avvicinano alla città sono cacchi. Quindi ogni infetto che trovi devi sterminarlo. Grazie Guglielmo. Sì, sembra un film, ragazzi, è allucinante. Ho intravisto sul PC la baia del... chi sono sti qua, mo? Oh.
Chi è sta tizia? Ma non fa parte del... Non fanno parte del... Di, cioè, del gruppo di Joel, Ellie, eccetera. È un altro gruppo, questo. Raga, ma questa è la baia del trailer. Almeno sembra. Ovviamente, ragazzi, chi fa spoiler verrà bannato all'istante, ve lo dico, eh. C'ha un fisico d'uomo questa qua. Pompata, cara. Cosa stavi sognando? Ho detto qualcosa. Donna. No, ok. Uomo. Digrignavi i denti. Non ci dicono i nomi per adesso, ma... Non mi pare di conoscerli. Dove sei stato? Prendi lo zaino. Ti mostro una cosa. Cosa? Fidati. Forza, di qua. Uso lei? Uso lei? Oh, che freddo. Perché mi fa usare una sconosciuta? Perché non aspettiamo che faccia giorno e più caldo? No. Raga, è spettacolare, no, comunque. Non puoi dirmelo e basta. Questa devi vederla. Cioè, guarda la neve, non ho mai visto una neve così realistica, porca miseria. Non è PlayStation 4 sta roba. E raga, sono su PS4 normale, non ho la Pro, Cioè, per dirvi. Perché vieni qui da solo in mezzo al nulla? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, più migliora, pare. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino scivola all'interno. Ci ho pensato. Okay. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Hai fatto tutto al buio. Sì. Forza. Cioè, guarda le tracce sulla neve, ragazzi. Sì, raga, magari sto sembrando il sabaco della situazione, che però è... Siamo così, oggi sarà dura affrontare il viaggio. Non ho mai visto nulla del genere in vita mia. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Mel. Se la caverà. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non sono strano. Attenzione quando salti. Ma tu guarda l'acqua pure. Guardate gli alberi che si muovono col vento! Che dettagli! Mi stai lasciando con me? Cosa? No! Ti piacerebbe? Avrei già dato, grazie. Dai. Ok. Non siamo tutti aggraziati come te. Chiaro. Ma cosa... Te la caverai. È troppo alto. Andiamo. Oh mio Dio. Hey, porca. Abby. Abby, non, ok. Non guardare giù. Lei si chiama Abby. Non mi dice niente, sinceramente. Non mi pare di conoscerla. Owen. Lui Owen, ok. Owen e Abby. Un modo per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Abby. Adulatrice. Ci siamo. Sì, è qui. Porca merda.
Oddio, è Jackson quella. È una città, cazzo. Già. L'hai detto a qualcuno? Volevo fossi la prima. Che intenzioni hanno, raga? Uomini armati sono andati a un avamposto, laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Sono davvero in tanti. Troveremo un modo. Ok. Maledetti, cosa volete fare? Come lo troviamo? Ammesso sia qui. Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi... non lo so, gli tendiamo una trappola. Ma chi sono questi, mo? Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti. Ok, il tuo piano? Che cosa ti succede? Mel è incinta. Ah. Ok. Ma non è solo questo. Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Raga, che vogliono fare questi? Questi vogliono fare qualcosa alla città. Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. Fermo. Raga, sta qua sembra un uomo comunque. C'ha un fisico allucinante. Cioè, nel senso che muscolosa. Madonna, raga, che vogliono fare questi, mo? Madonna, inizia l'ansia, raga. Dai. Oh, che vuoi fa? Vada solo ad attaccare la città, ma... ma perché mi fanno usare sti qua? Ma che trauma! Cazzo. Io non ho bisogno di nessuno. Dove devo andare? Devo raggiungere quel posto lì. L'avamposto non è lontano. Ci si può anche stendere, è vero. Che figata, raga, sta cosa è molto più... cioè, immaginate più avanti lo stealth con questa cosa, questa meccanica qui nuova. Wow. Merda. Ha messo incinta me. Ok, sta qua c'ha... sta qua è una frustrata di quelle potenziate, ragazzi. Merda. Oddio. Che sicuramente c'è un debole per quello Owen, sta qua. Sei vivo. Oh, Gesù. Guardi i dettagli. Ragazzi, ma avete visto il dettaglio? Avete visto che ho toccato l'albero ed è caduta la neve, ragazzi? No, ma non è PlayStation 4. Lo dico per l'ultima volta, lo giuro. Non è PlayStation 4 sta roba. Mi spiace, ma Naughty Dog è la migliore. Basta. Cinta fa. Quanti cadaveri qui. Questi qua si alzano, non ci credo che non se ne alza neanche uno.
tutto. Non ti svegliare, ti prego, non ti svegliare, non ti svegliare. Ok, grazie. Madonna, che impressione, congelato attaccato al... Porca me! Vivi! Porca! Mamma mia, ragazzi! Che spettacolo, ragazzi! Oh! No, eh! No, 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 no! Schiva! Vai. Ok! Che bello il combattimento! Ragazzi, anche la schivata adesso, eh! No, ragazzi, che... Ma cosa sto giocando? Oddio. 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 No, 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 non voglio problemi. Aiuto! Corri, 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 corri. Lì, 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 lì. Corri! Dai, 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 dai. Ok, siamo salvi. Spero. Ok, con la ovviamente la torcia è uguale al primo, si accende con R3. Ah, ok, tutorial su come, ok, kit medico. Ragazzi, i tasti sono... è una figata perché i tasti sono praticamente uguali a The Last of Us parte 1. Cioè, almeno per adesso, alcune, tranne alcune meccaniche nuove come appunto lo strisciare, però è una figata perché io avendo giocato l'1 recentemente con voi, i tasti me li ricordo, quindi non è che sono arrugginito. Ed è una figata pazzesca sta cosa. Ok. Munizioni pistola. Ricarica R2, ok. Come esco da qui? Ok, con X mi giro velocemente. Pessima idea, Abby. Oddio. Oddio. Raga, però aspettate un attimo. Mi sa che c'è la mira assistita e la voglio mi dà fastidio perché mi si muove da solo il cursore. Mi dà un fastidio incredibile. Comandi. Mira assistita. No, vedi. Non la voglio la mira assistita assolutamente. Ok. Non la voglio la mira assistita mai nella vita. Raga, test. Vediamo se toccando il ramo qui cade la neve. Raga, che no. Che ve lo dico a fare, ragazzi. Okay. Cioè, che madonna, che roba. Non è lontano. Ragazzi, che roba. Cavolo. Ok, R1 modalità ascolto, ok. Come il primo. Muoviti in posizione accorciata per avvicinarti silenziosamente ai nemici. Premi triangolo per afferrarli. Ok. Eliminazione furtiva. Ta! Ah, il collo, aia. Mamma mia. Non c'è niente. Raga, esploro, eh. Non si sa mai. Vedi? Tre colpi di pistola. Cavolo. Ok. Perfetto.
Che schifo, guardate, guardate le croste sulla testa. I dettagli, che schifo. Raga, hai fatto troppo bene. Madò, raga, ma che gioco, ragazzi, ma che... Cioè, io mi aspettavo bello, ma non... Mamma mia, ragazzi. C'è le croste sulla testa. Merda. Ce ne sono altri? Ce ne sono altri, ok. Non ti girare. Non ti girare. Mi vede quello. Veloce! Ok. Fa che siano finiti. Il tempo peggiore. Dov'è la strada? Di cavalli. Ecco. Dov'è la pattuglia? Ma sono Dina e Ellie, ragazzi, sicuro. Di sicuro. Andiamo? Di qua. Ti sto dietro. Ti manca stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. E com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Kat sembra un argomento tabù. Sì, perché... In realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Ragazzi, è perfetto comunque. Mamma mia, ragazzi. Troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Non sto vedendo un difetto, raga. Ok. Puoi legare qui, Shin. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, Shin. Aspetta che qua c'è già qualcosa da vedere. Ah. Un colpo per fucile. Di qua. Wow.
non rama niente male. Eh già. Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Vedete, ragazzi, allora ad esempio... Mamma mia, ragazzi. Le espressioni. Comunque... ad esempio, ragazzi, loro adesso hanno controllato sta casa, sto posto. E ci sarà da qualche parte un registro che devono firmare con scritto tutto ok, ad esempio, no? Penso. Cioè che è libero e... Figa, è molto realistica questa cosa, mi piace. Cioè, sono organizzati, ragazzi. Con chi facevi questa strada? Jesse? Eugene? Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Già. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Vai, Dina. Mi dispiace, Marianno. Tranquillo che comunque, ragazzi, ve lo dico, sarò in live anche stasera, Firmiamo. Stasera ore 21, siamo di nuovo qua. Era una torre radio. I primi pezzi. Usa i pezzi di recupero per potenziare le armi presso un banco da lavoro. Che è la cosa... Anche c'era anche nel primo. Però ho letto che l'hanno anche ampliata. L'hanno ancora ampliata. Cioè, ampliata ancora di più la meccanica del potenziamento delle armi. L'hanno resa più figa. Adesso. Poi vedremo. Oddio, un bong. Ehi, scommetto che questo bong era di Eugene. Ah, ora è mio. Me l'ha regalato. Hai portato anche l'erba per caso? Ma come? Ah, magari. Eugene non usciva mai senza. Ok, non c'è qualcos'altro qua. Yeah. Aha. Ecco il registro, vedi? All clear, all che vedi? Come ho detto io. Dina e Eugene, tutto ok. 27-12, Dina e Eugene, trovato un cavallo intrappolato nel ghiaccio, l'abbiamo liberato. Tipo la consegna, una consegna. Tutto ok, un clicker nel seminterrato nel 2358 di Mount Inview, eliminato. Cadavere di una capra alla casa di riposo Sunny Days, dentro c'erano tre runner, eliminati. Un runner lungo la strada principale, eliminato. Tutto ok, parecchia neve, questa notte ci accampiamo qui. Tommy e Joel, tutto ok. Tommy e Joel, due clicker alla stazione di benzina, eliminati, tutto il resto ok. Ok, firmiamo anche noi. Ellie, Dina, tutto ok. Perfetto. Che figo. Ti sei perso un po' il prologo, comunque l'inizio, però siamo ancora all'inizio, Mariano, quindi tranquillo. Poi in caso ti riguardi la live dopo. Cioè l'inizio, quello che ti sei perso. L'ultima tappa. Guarda. Ok. Ecco il paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Quello è un supermercato? Sì, è sulla strada per la città. Torniamo ai cavalli. Ma son capre quelli. A parte che c'è gente che ce l'ha da un mese ormai. Tipo quelli che fanno le recensioni, gli youtuber famosi ce l'hanno già da un mese, raga. Senti, ma sono gli stessi vestiti di ieri. Sono puliti.
Non ti giudico. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. Stai bene comunque. Bella risposta, Ellie. Ti ringrazio. Ok. Dina? Vieni, dai. Ah, auguri, Mariano. Tanti auguri. Ragazzi, comunque ripeto per l'ultima volta, giuro, non è PlayStation 4 questa. Mi dispiace, ma c'ha certi dettagli particellari, le espressioni facciali. Non ho mai visto niente del genere. Io spero di morire come Eugene. Per un ictus? No, di vecchiaia, dopo una lunga vita. Scherzi, no, sei troppo spericolata. Senti chi parla. Probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. Ah, è vero, perché lei c'è sempre le Converse. Sai come finirai tu? No, indovino, mi ucciderai tu? No, forse. Fanculo. Bello il rapporto che c'è tra lei, tra loro due, ragazzi, mi sta già piacendo. No, 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 io controllo. Io esploro tutto. Mamma mia, ragazzi, lei quando ha il ciuffettino così è bellissima. Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Ok, esploriamo allora, raga. Vai stasera. Pensavo di invitare Joel per un film. Oh. Carina. Avete fatto pace? Sì. Avete deciso che film guardare? A Joel cosa piace? Curtis e Viper 2. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va male. Action anni 80. Oh, no. In realtà piacciono anche a me. Ah, ecco, tanto è figo. Caro Babbo Natale, quest'anno ho fatto il bravo. Potresti portarmi un bel cagnone grande grande? Mi servirebbe per proteggere mio papà quando va a cercare il cibo, o per difendere casa nostra dai mostri. Poi potrebbe tenermi compagnia quando mio papà ci chiude in camera da letto. Questo è il tuo aspetto. Questo è il suo aspetto. Potresti procurarmi anche un'arma? Mio padre sarebbe felice di vedermi più forte. Grazie di cuore, Eric. Poverino. Tu invece? Cosa fai più tardi? Qualcuno proponeva di uscire di nascosto. Con lo slittino. È un'idea carina. Già. Dopo ci vediamo? Ok. Magari ti suono qualcosa. Ok. Di che parla Curtis e Viper 2? Sono due ex commando che disertano per combattere i cattivi. In questo film se la prendono con delle specie di spie russe. Mi ispira molto di più di quanto... Quello che vedete esplorare? È un super ninja. Uno... con le palle. Quanti anni ha nel primo film? 10. Quanti film hanno fatto di questa serie? 4 direi. Gesù. Joel ha visto l'ultimo al cinema. Assurdo, vero? Già. Le prime pillole. Secondo te qualcuno... Gli integratori consentono di apprendere nuove abilità. Ok, come nel primo. Forza. Ti potenzi con le pillole. E chi te lo dice? Magari se la passano tutti come noi. Ragazzi, nuovo menu di crafting. A bello. Beh, io compongo canzoni. Se ci fosse una telecamera. Ehi, un attimo. Esistono dei pezzi originali di Ellie? Perché non mi hai mai suonato nulla? Beh, non lo so. Coraggio, voglio ascoltarne una stasera. Ci penso su.
Ok. Ragazzi, il nuovo menu di crafting è semplice, ma è bellissimo. Case portatili. Case portatili. Secondo te la gente viaggiava sul serio in questi cosi? E tu l'avresti fatto? Prima dell'epidemia, certo. Avrei viaggiato per tutto il paese. Magari anche all'estero. Un giorno ci andremo. Sì, come no. Ragazzi, bella sta cosa. C'è il diario di Ellie. Ha messo in testa di andare in Canada. Ha sentito parlare di un'enorme cascata e ora vuole vederla. Sul serio? Non ce lo vedo via da Jackson. Ognuno ha i suoi sogni. Dina mi ha chiesto se andavo al ballo e mi ha sfiorato il braccio. Ah, non illuderti, non fare l'idiota. Lei fa così con tutti. Non rovinare la vostra amicizia. Non rovinare la vostra amicizia. Non rovinare la vostra amicizia. Che nottata assurda, che paura, che sollievo e che ansia. Devo dormirci su. Bella sta cosa, ragazzi. Mo sicuramente gradualmente ci ritroveremo sempre nuove note di Ellie. Figo sta cosa, mi piace. Mi piace. Bello. Vedi, qua c'è il diario e qua i documenti. Manuale di addestramento creazione. Wow. Ok. Ah, il crafting. Ok, vedi. Posso farmi il kit medico, però non ho le risorse. Figo, figo. Ragazzi, mi sta piacendo un... Cioè, non ho parole di quanto mi sta piacendo. Ok, finalmente possiamo anche prendere in mano le armi. Bello il fucile, ragazzi. Mamma mia. Aspetta, che volevo fare? Ah sì, c'è il tutorial qua che è tutto... Ok, io sono un ragazzo cioè, nel senso... Devo togliere i puntini gialli, mi dà un fastidio. Ok. Ragazzi, ci siamo, quindi andiamo avanti. Mamma mia. Allora, nuovi nemici mi pare tanto di sì. Nuove armi anche, perché ad esempio... Questa, ragazzi, è la pistola, la mia pistola preferita, che è la Beretta. Che c'è anche in Resident Evil. E minchia, mi hanno messo la Beretta, cioè, raga, addio. Che è la pistola che avevano Jill e Chris nel primo. La... Samurai Edge, come si chiamava in Resident Evil. Ok, mi sa che abbiamo visto tutto. No, là c'è un'altra casa. Là sopra. Si può salire qua? Sì. Vedi? Esplorare. Munizioni fucile. Cos'è sta roba? Che figo, una carta! Oh, questa mi manca. È una delle tue carte dei supereroi, giusto? Ah, sì. Ma sì, che figo! Ragazzi, non ci sono più fumetti, ma ci sono le carte tipo le Lamin Card, tipo Yu-Gi-Oh! Mente 80, forza 60, questo essere ultraterreno è comparso improvvisamente, ma ne sono stato... Ma che figa! No, raga, ma immaginatevi se mettiamo veramente le carte Yu-Gi-Oh! Che figo. Ho trovato drago bianco, occhi blu. Ok. Penso che abbiamo visto tutto, ragazzi, sinceramente. Botta. Ok. Andiamo. Ci sei, Dina? Ok. Sangue. Porca. Gli è sbudellato. Ma che cazzo? Che cazzo? Sembra opera di un infetto. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? Problemi in vista, ragazzi. R1 per cambiare arma velocemente. Ah, figo, sta cosa è nuova anche questa. Merda. Porca. Li
sento all'interno. Come cazzo sono entrati? Soprattutto, come entriamo noi? Qua, Dina. Dina, di qua. Runner. Preso. Raga, guardate l'espressione di lei! No, ragazzi, cioè, ma... mi sto stupendo in ogni cosa, raga, ma che cacchio... Avete visto l'espressione facciale di lei? Quando accoltella? Guardala! Buona idea. Ragazzo, gioca la vita. Basta. Bloccata. In genere le porte chiuse si possono aprire dall'altro lato. Credo fare il giro. Bingo. Ok. Figo, 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 ragazzi. Zompetto. Zompetto, sono troppo contento. Andiamo, Dina. Ciao Golden Shift 04, benvenuto. Merda. Bam. Vai. Grandelli. Stai bene? Sì. Bel lancio comunque. Grazie. L'ingresso era barricato. Come è entrato quel runner? Già. Bella domanda. Qual è il tuo record di infetti uccisi con la pattuglia? Penso che risalga a un annetto fa. Ero fuori con Joel. Sono arrivata a una decina. Tu? Io 20 una volta. Mi sembra. Erano in gruppo. Cazzo. Oggi potresti migliorare il tuo record. Ma speriamo di no. Io sinceramente vorrei farne meno di incontrarne altri. Poi... ok. Di là, di là, di là, di là. Sulla finestra. Di là, di qua. Altro runner. Porca. Vediamo come va. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Qua ce ne sono altri. Qui a sinistra, runner. Bravissima Dina. Ok, manca quello che c'è lì. Ottimo. Finiti? Sono finiti. Sì. A quanto pare. Restano quelli dentro il supermarket. Continuiamo a girare. Un'entrata salterà fuori. Ok, bisogna andare.
Ellie, fammi salire. Voglio dare un'occhiata. Ok. Ok, vai. Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Grazie. Guarda, visto? Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Qui sotto. Che figata, ragazzi, sta cosa di strisciare. Una figata allucinante. Ehi! Hey, Vaculo, no! Cacchio, mi ha tolto pure vita, eh! Tutto bene? Sì. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Beh. Porca miseria. Guardate i dettagli della neve insanguinata. Mamma mia, ragazzi, che figata. Che spavento. Ok. Anche qua c'è roba. Possiede 24 integratori, ok. Signora, mi dispiace per l'accaduto, lo giuro su Dio. Non volevo fare del male. Non volevo prendere altro dal suo negozio. A parte le medicine. Suo marito mi è saltato addosso. Che potevo fare? La mia sorellina non si sente più i piedi. Mi serviva l'insulina. Non se ne trova più in giro. Che alternativa avevo? Spero che sopravviva. Mi spiace tanto. Cavolo. Trovato niente di utile. Il bottino non è male. Ottimo. Ok. Di qua? Ottimo. Mi servirebbe un kit medico, sinceramente. Devo saltare qua, sicuro. Ok. Da questa parte. Sono dentro. Alcol, prima bottiglia d'alcol. Ehi, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Tieni, datti una pulita. Ok. Ma posso craftarmi il kit medico. Fighissimo. Aspetta che qua c'ho anche... Ok. Ecco qua. Che figata. Qui ci sono spore. La maschera. Spore. Ecco. Vabbè, in teoria a noi non servirebbe, è immune Ellie, però mi sa che ancora non gliel'ha detto agli altri, ragazzi, per quello lei mette comunque la maschera. Perché gli altri ancora non sanno che lei è immune. Lo sa solo Joel e Tommy a questo punto, perché gliel'ha detto. Chissà se si fiderà mai di Dina, gli dice questa cosa qui che fa parte di lei da sempre. Allora, possiamo potenziarci qualcosa tecnicamente, ma ha detto... Ah, ecco, vedi, crea potenziamenti da mischia. Yeah. Ah, vedi, ma posso... Ok, posso creare l'arma con il... con le lame. Figo. Però non ho i materiali. Perfetto. Ricorda, non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Stai tranquilla, Dina. Madonna, regà, le spore. Sono qui da parecchio a giudicare dalle spore. Fa attenzione agli infetti anziani. Guarda i particellari delle spore. Ragazzi, non ho più parole. Non lo so. Non siamo sopra. Scendiamo al piano terra.
What? Mercato Green Palace Place, impiegato del mese. Perché c'è un cane qua in mezzo? Ok. Stracci. Una cassaforte. Ok. E Christian, la roba buona è in cassaforte. La combinazione è la data in cui il mio cucciolone è stato eletto impiegato del mese. Non vendere o dare via niente per è per i momenti di magro. Chiaro? Riguardati Mina. La combinazione è la data in cui il mio cucciolone è stato eletto impiegato del mese. Il cane? Anche perché c'è l'altra foto ancora dello stesso cane. Ok. E la miseria. Devo andare a vedere lì. Massimo. Allora. Luglio 2013, però manca il giorno. Perché le cifre sono 3. È il giorno, come faccio? A meno che è tipo 07 2013. Proviamo. 07 2013. 07 20 13. Sì! Cazzo, ha funzionato. Quanta robetta qua, ragazzi, mamma mia. Figo. Mamma mia, ragazzi, sono un genio. Ovviamente quello di sotto accende la moto e fa casino. Merda! Ah. Ragazzi, guardate la polvere, porca miseria. Clicker! C'è un click! Madò, raga, i clicker non mi sono mancati per niente. Per niente. Minchia, ce ne sono altri. No, devo farli fuori io. Elimina furtivamente i clicker con il coltello a serramanico. Avvicina in silenzio e premi triangolo per afferrare. Muoviti leggermente per spostarti in silenzio. Raga, vi ricordo che i clicker sono quelli ciechi ma hanno un udito della Madonna, quindi... Dov'è l'altro? Eccolo lì. Fregato. Questi stronzi ciechi mi danno i brividi. Ma chi lo dice? Pensiamo a ripulire il resto dell'edificio.
Dina, un aiutino? Eccomi. Oh, issa. Dai, dai, dai. Ok. Voglio farti un regalo. Accetto sempre i regali. Ellie. Arrivo, scusa un attimo, che qua c'è roba da prendere. Cos'è? La Molotov! Grazie. Grande! Tanta roba. Attenzione. Lo so bene. Non è finita. Oh, cavolo. Qui ce ne sono diversi. Come ce la tocchiamo? Prima i Ragnar. Ok, fuori uno. Primi runner, sarebbe una cosa buona far fuori i primi runner, visto che sono gli unici che ci vedono. Non ti girare adesso, non ti girare, non ti girare. Presa! Ok, qua c'è un clicker. L'ansia, ragazzi. Ho un'idea. Andate lì che vi incendio tutti. Fregati! No, sono morti quelli, cacchio. Cagà, devo far fuori quel runner prima. Yes. Finiti? Sono tutti morti? Sì, pare. Ottimo. Sai che ti dico? Siamo delle grandi. Sì. È pazzesco, stiamo facendo numeri da paura. Non vedo l'ora di arrivare all'avamposto. Ci meritiamo una pausa. Assolutamente. Ok. Vedi un'uscita? Sto controllando. Si apre. Ok, facciamo così. Prova a farmi salire da quel buco nel tetto. Ok. E come faccio? C'è un cavo.
Dovrebbe reggere. Ah, ok. Avanti. Sì, cazzo. Fuck yeah. Ok. Dai, sali di là. Perfetto. Vado. Occhio a non ucciderti. Stai attento, passi. C'è molto vento. Qua giù. Cavacca. Vai. Madonna, ragazzi, non si vede niente con la bufera. Ehi, siamo ancora lontane. Qualche minuto. Ok. Guarda come si mette il cappuccio, che figo. Aspetta, mio! Lo so, non ti fermare. No, non vedo più! Lina, quanto manca? Lina! No, ti prego, l'ho persa. Lina! No! Ma dove vado io? Porca miseria. Cazzo. Mi sono perso. Porca miseria. Ho girato in tondo, mi sa. Eccola. Oddio, che magone. Meno male. Dove stiamo andando? Fidati di me. Dentro. Mamma mia. Solo da fuori. Ok, diamo un'occhiata in giro. Ok. Cosa c'è lì dietro? Ah, c'è il vetro, scusami. Qui non entra nessuno. Ah, ecco, che figo. Perfetto. E sta cosa nel primo non si poteva fare. Cosa c'è qui? Tanta roba. Materiale elettronico. Deve essere di Eugene. Sicura? Ma questa è la piastrina delle luci? Eh sì!
Sì, c'era Eugene qui. Sì. Nelle luci. Insieme a Tommy. Non lo sapevo. Già, sono finiti in un brutto giro. Per esempio? Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati e 2 civili. Addio. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Ah, disegna anche. Però, non lo so, Tommy non mi sembra il tipo. Io non mi stupirei. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Eh già. Ah sì. Un'altra carta. Quanti fumetti? No, chi è l'ex Luthor questo? Spark. Che figata sta cosa delle carte, ragazzi. Ok. Un attimo, voglio vedere cosa ha disegnato Ellie. Ah, posso potenziarmi velocità, movimento, modalità d'ascolto 1. Vai. Ok, ciondolo delle luci di Eugene. Perfetto. E il diario. Ragazzi, la cosa del diario l'ho apprezzato tantissimo. Che figo. Eugene si teneva in contatto con le luci? Sapeva di me e Joel? No, avrebbe detto qualcosa. Ok. Ragazzi, questa cosa del diario è bellissima. Ma che c'è un'altra PlayStation 3 qua? E stavolta si vede Uncharted. Uncharted 2. Che figata. È ancora Jack and Dexter lì. Wow. Che figo. Queste cose, ragazzi, sono fighissime. Era figo se mettono la PlayStation 5, vi immaginate? Oddio. Sono Tommy e Eugene. Sembrano due sbarbatelli. È vero. Vabbè, la Play 5 non avrebbe avuto senso perché... cioè, il mondo è finito prima che c'era la Play 5, quindi... Ci sarà un generatore da qualche parte. Speriamo che ci sia un generatore. Ok. Eugene. Ti supplico, torna a casa. Se le luci vogliono salvare il mondo, che ci provino. Che si occupino loro di dare la caccia ai militari politici. Che roba. E mi auguro trovino un vaccino in grado di salvare la razza umana. Magari un giorno potremo godere dei frutti delle loro utopie. Fino ad allora la mia priorità è la nostra figlia. È nostra figlia. Le luci possono fare a meno di te. Tua figlia no. Continua a chiedermi quando tornerai. È sempre più difficile mentire. E poi mi manchi, ma non so quanto ancora potrò reggere questa situazione. Torna a casa, ti prego. Ti vogliamo tanto bene, Claire. Oh. Mannaggia. Ok, ecco. Eccolo. Il generatore. Ok. Così va bene. Oh wow. Un notevole banco da lavoro, Luigi. Eccolo. Con questi si possono modificare le armi. Eh già. Vediamo un po' come l'hanno fatto. Che figata. Posso anche esaminare. No, vabbè, bellissimo. Che bello è il sistema. Bello. Ah, vediamo un attimo il fucile.
Che figata. Vediamo un po' cosa posso potenziare. No, raga, ma vi rendete conto che figata è sta cosa? Allora, stabilità. Appesantisci la cassa per aumentare la stabilità dell'arma. 50 pezzi, sono 70. Capacità. Aggiungi un caricatore per accelerare la fase di ricarica e incrementare la capacità. Più 3 capacità caricatore. Mirino telescopico. Aggiungi un mirino telescopico attivabile con X. Per 6. Danni. Installa una nuova canna per ottenere maggiore potenza. Ok. La pistola invece? Ma che spettacolo. Ah, sta cosa ce l'ho già. Mi sa che è la cosa del preordine. Questa cosa qua, che ho già la capacità aumentata. Vabbè. Cadenza di tiro. Sostituisci la molla del cane per incrementare la cadenza di tiro. Stabilità. Sostituisci l'impugnatura della pistola per aumentare la stabilità dell'arma. Installa un compensatore per ridurre il rinculo. Raga, direi di fare la stabilità della pistola, sinceramente. Che dite? Ma sì, dai. Minchia, ma ti fa vedere pure come la modifica. No, vabbè, dai. Basta. Gioco dell'anno, raga. Gioco della vita, basta. Guarda che è cambiata la pistola. C'è il manico nero. No, raga. Può funzionare. Ottimo lavoro. Che spettacolo. Che figata. Andiamo, Dina. Luce. C'è un piano di sotto. Qua sotto c'è altra roba. Come si scende? Non da qui. Ci deve essere una via. Altra luce. Qua. C'è un passaggio segreto. Forza. Ok. Cosa teneva qui sotto? È una specie di alcova. Per questo non te ne voleva parlare. Spero per lui che sia davvero un'alcova. Era sempre così solo. Oh mio Dio! Ma è marijuana questa? Oddio! Ha coltivato la marijuana! Eugene! Ma pensa a te. Ehi, a quel coso per il video. Ah. Il lupo allupato. Smash, prendi, scooch. Questi sono porno. Ma come? Gusti interessanti, Eugene. Un cassetto porno, ma di serio? Guarda che roba. What? Ma Dina. È un bong antigas. Gesù, era in gamba. Un bong antigas. Un inventore, porca miseria. Ok. Non c'è nulla. Sono spinelli questi. Oh, che meraviglia. Sarà ancora buona. Perché l'erba va male? Scopriamolo. Sempre in difficoltà. Ah, ce la faccio. Non ce la faccio. Dammi qua. Ah, certo, perché sei più forte. No, ecco, neanche lei ce la fa. Ok, che... Già. Ma che cazzo ti salta in mente? Almeno l'ho aperto, no? L'odore è buono. Insomma,
Dobbiamo restare qui per un po'. Siamo intrappolate. Posso chiederti una cosa? Non lo so, tu prova. Su scala da 1 a 10. Dove 1 è assolutamente una schifezza. Mentre 10 è una folgorazione. Che voto daresti al nostro bacio di ieri sera? Attenzione. Perché ne stiamo ancora parlando se... L'hai definito un errore. Ho detto così? Io non ti capisco. Ti ho semplicemente chiesto un voto. Mo si baciano, sicuro. Cioè, con lo sguardo intesa. Non lo so. Bacio, bacio, bacio. Io gli darei un 6. Ma come? Solo? Wow, la sufficienza piena. Ok. C'era troppa gente intorno. Sì, ma 6. Oh, perché? Comunque adesso voglio sapere il tuo voto. Non ci sperare. Sei un tipo irritante. Ma senti chi parla. Bacio. Mi fai venire voglia di uscire in quella tormenta. Bacio. Adesso c'è il bacio, sicuro. Eccola. Nessuno te lo impedisce. Puoi fare molto meglio di un 6. Eccola lì. Madonna, proprio ci vanno dentro, Attenzione. No, perché fanno finire la scena? Volevo vedere. Ok. No, ti prego, non farmi usare quella lì. No. No, non voglio usare la... Puntini. Cioè, io so che... C'è pure il nome scritto in rosso, dai, non... Oddio. 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 Ah! Quanti sono? Quanti sono? Oh! No, no, no. Oddio mio santo. No! No, 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 no. Porca miseria. Corri! Corri, 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 non ti ferma. Aiuto. Quanti cacchio sono? Oddio. No, aspetta, aia, aspetta il salto. Ah. Corri, 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 corri. E la madonna. E madonna, ciao. Quanti cacchio sono? Schivato! Via! Madonna e signore, ciao, 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 ciao! Raga, ma quanto è fatto bene, raga! Porca miseria, ragazzi. Il cappello le hanno preso.
Via. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Joel! Andiamo a scappare! Quanto sei bello! Ce ne sono troppi! Mi copro io! Andate! Forza di qua! Di qua! Ma pensa che hanno salvato questa! Un attimo! Oh! Di qua, dai! Mio Dio! Sì! Gli altri e tornare con una squadra. Aspettiamo sopra. Occhio alle finestre. Culo! Questi bastardi sono lui. Bam! Dobbiamo andare! Alla porta! Madonna, quanto è fatto bene il combattimento, ragazzi. Maledizione! Quella porta non li tratterrà a lungo. Dobbiamo sbrigarci. Lassù, la finestra! È la via d'uscita! Idea su come salire! Prendi! Martello. Miseria, ragazzi, è difficile. Carica. No. Oh, prendilo. Mi hai salvato la persona. Bravo io, se vuoi. Ce la faccio, prendi. Porca. Mamma mia, ragazzi. Non allontanarti. Dove stiamo andando? Di qua. Andiamo. Oh, madonna mia, madonna. Ah. Corriamo alle porte. Di qua, porta. Ehi. Sono Tommy, lui è Joel. Come ti chiami? Abby. Abby, stai bene? Sì. Non resistere. Dobbiamo tornare. Non arriveremo mai a Jax. Dobbiamo sbarrare la porta. Tommy, non possiamo stare qui. Ma i cavalli non reggeranno, no, fino a... No, i miei amici. Loro sono in una casa qui a nord. È recintata, il perimetro è fortificato. E dove sta Bolton? Funzionerà. Io penso alla porta. Bene. Porca vacca. Andiamo. Forza! Ragazzi, la tizia non mi convince comunque.
Oh mio Dio, veloci! Porca miseria, ragazzi. Porca miseria. Ragazzi, siamo quasi a 2 ore di live. Questa invece. Attenzione. A 12 anni ho trovato uno skateboard. Oh oh. E ho provato a salirci. È bella anche Dina comunque, raga. Così mi è schizzato via da sotto i piedi. Ma e questa cicatrice? Sono caduta sul coltello. Raga, hanno un'espressività allucinante comunque. Mamma mia. Ok. La bruciatura. Glielo dice? Me la sono fatta io. Attenzione, lo sta per dire forse. Per coprire un morso. Era qui. Un infetto mi ha attaccata a 14 anni. E indovina? Sorpresa. Sono immune, quindi era detto. È rimasta solo un'impronta di denti con grosse cisti. Au! Fanculo. Cosa? Ehi, io ti ho raccontato una storia vera. Guarda che anche la mia è una storia vera. Te lo ah, non ci crede. Hai sentito? C'è qualcuno? Jesse? Fermo, aspetta lì, ok? Sono nude, non entrare! Ma che... non guardare, forza, girati! Non ci posso credere. Dovreste essere di pattuglia. C'è una tormenta là fuori. Quella è erba. Che ci fai qui? Gli altri contano su di voi, chiaro? È molto importante. Allora perché non sei all'avamposto? Perché Tommy e Joel sono scomparsi. Occhio. Che vuoi dire? Li abbiamo aspettati un'ora. Cercavo i cavalli e ho visto le luci. Saranno tornati in città? Senza avvertire nessuno, è impossibile. Da quant'è che li stai cercando? Non molto. Ci dividiamo. Ognuno una direzione. Copriremo la zona in poche ore. Non potete andare da sole, è pericoloso. Appunto, se sono nei guai... Ok, io vado a ovest, Dina prova a sud, tu cominci da est, ma usate la testa, ok? Ok. Mamma mia, raga. Ma succede qualcosa di brutto, sicuro. Raga, ma però sta qua sta portando Joel e Tommy dai suoi, raga. Guarda, spero di sbagliarmi su di loro, spero non siano dei pezzi di merda. Spero di sbagliarmi, ragazzi. Le selle? No, no, non importa. Affronteremo la bufera. Togliamo il disturbo. Avete spazio? Asciugamani, roba così. Hai avuto fortuna. Non ne hai idea. Avete oh mio Dio. Dove cazzo sei stata? Oh mio Dio, no. E questi chi sono? Da quant'è che siete qui? Da ieri. Ieri? Già. E che cosa ci fate qui? Siamo solo di passaggio. Voi due vivete in zona? Esatto, a 2 ore dalla collina. Dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. Ti ringrazio. Sono Mel, comunque. T-
Tommy, mio fratello. Joel. È come se sapeste già di noi. Perché è così. No! No! Nora, tutto bene? È andato. Mettetelo contro il vetro. Tommy! Lasciatemi! Lasciatemi! Non ci provate! Non ci provate! Non azzardatevi! Sta putta... Joel Miller. Lo conosce? Ma che cacchio è questa? Chi sei? Indovina. Ma come indovina? Chi sei? Che non mi fai il discorsetto che hai preparato e la facciamo finita. Come gli ha ridotto la gamba? Mettigli un laccio. Forza. Ma Tommy è morto. Non ci provare, brutta. No, regà, un po'. Fermi tutti, no. Che stupido. Stupido vecchio. Ma chi sei? Me la prenderò comoda. Porca puttana. Ma quindi quella in pericolo non era Dina, come ci volevano far capire dai trailer. Oh mio Dio, no, fermi. Ragazzi, ho paura di una cosa. No, ragazzi, no. Ellie, muoviti, Ellie. Miseria. Ok, va tutto bene. Ah, ci siamo. Joel! Tommy! No, vai via, Ellie, veloce. Dove arriva? Joel. Di qua. Oh mio Dio! È quella la scena, raga, è quella la scena. Bloccatela! Non mi toccate! Per le mani! Lasciatemi, cazzo! Puttana! Presa! Ce l'abbiamo! Ok! Lascia! Come cazzo l'hanno ridotto? Tutti! Che succede?
Lascialo! Ma chi è? Lasciatelo! Si è intrufolata! Non c'era nessuno di guardia! Non pensavamo arrivasse qualcuno! Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Falla. Ma che cazzo? Ora. Cosa volete? No, Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! No, dai, non è possibile. Ragazzi, no, dai. Ferma! No! Raga, le lacrime, ragazzi. È morto Joel, raga. No, raga, dai, non era Dina che moriva, era Joel, ragazzi. È lì, adesso finché non troviamo tutti quei bastardi e li uccidiamo uno per uno, giuro su Dio che non spengo più la play. Raga, che brutta scena, raga. È morto Joel, raga. Ma Tommy è vivo allora. Ti spiace se mi siedo. Vieni. Cioè, raga, ho pianto, non sto scherzando. Porca miseria, raga. E siamo solo all'inizio, ragazzi. Io non ce la faccio a finire sto gioco. Cioè, raga, è morto Joel, raga. È morto Joel. Hanno ucciso Joel. Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari. Raga, è incredibile quello che trasmette sto gioco, ragazzi. È incredibile. Non è... Beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscio. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'ha eletto sulle loro divise. Forse erano già che rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Mamma mia, raga. Quindi lei vuole vendicare Joel, non vuole vendicare Dina come pensavamo tutti. Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Madonna, raga, gli voglio uccidere uno. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non me ne frega. Non sai quanto è grande il gruppo.
Che armi hanno? Tommy, non mi interessa. Li sterminiamo tutti. Tutti, dal primo all'ultimo. Non mi fai cambiare idea. Dai, Tommy, vieni con noi. Non ci lasciare andare da soli, dai. Era tuo fratello, porca miseria. Tira un po' fuori Cocones. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok. Non ci posso credere che è morto Johnny. Magari è qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Va bene. Raga, non ci posso credere, raga. Ragazzi, sto trattenendo le lacrime perché sennò mi metterò a piangere di rotto, non è il caso in live, anche se... Piccolina... Minchia, l'hanno ucciso il suo padre praticamente, ragazzi. Joe, la lapide... Che tristezza, raga, che tristezza. No, dai, non può essere morto. Mo spunta fuori dal dietro. Raga, non può essere morto. Non può essere morto Joel, ma stiamo scherzando. Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Non sono arrivata ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Raga, non ce la faccio non piangere, raga. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Ce la faccio non piangere. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Porca fra. Se vai, ti seguo. Punto. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Non ci posso credere. Guardate tutti i fiori per Joe alla casa sua. Ragazzi, io per adesso stacco perché sono emotivamente distrutto. Straordinario. Questo gioco è straordinario. C'è stato un colpo di scena non da poco. E siamo solo all'inizio, ragazzi. Io vi do appuntamento questa sera, ore 21, perché andiamo avanti. Salvo la partita. E niente, raga.
Grazie per avermi seguito, ci vediamo stasera alle ore 21 sul mio canale Twitch per continuare questo viaggio. Ciao ragazzi, stasera.